Buongiorno a tutti. Allora, se sentite questo rumore, oggi proprio davvero aiuto bere perché fuori piove che veramente non lo so. Piove fortissimo. Vabbè, tanto non è che dobbiamo andare da nessuna parte perché insomma siamo in didattica online ancora. Oggi sapremo di che morte morire perché il governo ci dirà qualcosa. Speriamo che, boh, non so cosa sperare sinceramente, che tornino a scuola o che non tornino a scuola, perché non lo so, non vi dico spaventata, ma abbastanza. Sono sveglia dall'1:22 di stanotte, non sono più riuscita a prendere sonno, non so perché. Poi verso le 5:30, che è uscito mio marito, ho detto ora ci provo, mi rimetto un altro po' nel letto, avrò dormito 20 minuti. Poi alla fine mi sono alzata per disperazione perché ho detto no, vabbè, così. Ho fatto già tutti i servizi del piano di sopra, così ho sistemato, ho pulito. Ora mi metto a leggere perché non posso fare niente. In cucina c'è Stella e Antonietta sta nello studio. E quindi non posso fare niente. Perché vi sto dicendo questo? Un minuto e mezzo di introduzione per un titolo che sarà prodotti beauty low cost preferiti del momento. Perché sono logorroica e parlo per la maggior parte del tempo di tutta la giornata con delle bambine di 9 anni che sembra ne abbiano 17. Lasciamo stare. Allora, ho qualche preferito non so se di un paio vi ho già parlato perché perdo colpi facendo pochissimi video ultimamente, perdo colpi, quindi non mi sono andata a rivedere il video anche perché non voglio sovraccaricare la linea internet. Per fortuna che ho la fibra perché ho visto che moltissime bambini hanno difficoltà di collegamento, quindi siamo fortunati. Mo oggi crasha tutto il sistema, sarebbe eccezionale. Allora, uno dei miei preferiti è una cosa che me la sto nascondendo perché se le gemelle la trovano, loro adorano i prodotti mousse. Questa mousse di Dove è con olio di cotone. Che è l'olio di cotone? Se qualcuno lo sa, vi prego, illuminatemi. A differenza delle altre spume, quelle che io prendo sempre per le bambine al Demmo, che mi manda mia sorella, mi portava mia sorella, non lo so quando la rivedrò mia sorella, ma non credo che a Natale ci vedremo. È adatta sia per la doccia che per la depilazione. E a differenza di quelle altre spume che sì, avevano sempre un prezzo molto contenuto, non solo ha un ottimo profumo, ma è più cremosa, cioè tende a non usarne troppa perché si spalma e rimane bene adesa, cioè non va cadendo come le spume sulla pelle bagnata, quindi rimane più adesa, ne usi di meno. E ha un buonissimo profumo, si sciacqua velocemente, non devi usare quindi una spugna che è un ricettacolo di batteri, anche se non nego che io ho la mia spugna, le gemelle hanno la loro, poi la cambio molto spesso, però insomma quando uso questo tipo di prodotti, perché poi vado a rotazione, ne uso di diversi, mi trovo benissimo. Questi sono tutti i prodotti da supermercato tranne uno. Questa è stata una rivelazione, il Pearl & Beauty della Nivea. Quick Dry, c'ha sto robino che chiudi e apri, chiudi e apri. E tutto mi sta durando da una vita e per quello che vi ho detto, può darsi che ve ne abbia già parlato. Ragazzi, ha resistito alla prova giorni di paracadutismo. Nel senso che durante il ciclo per me solo il Dove regge e io sono una persona che non suda, però non è che sudo durante quei giorni, però sento che non profumo come gli altri giorni per quanto riguarda, sto parlando delle ascelle, ovviamente. E veramente, allora, 48 ore di protezione, vabbè, io la metto dopo la doccia la mattina, quindi insomma.
Ottimo prodotto. Un altro prodotto è la Nivea, che è una marca che io ho sempre non mi è piaciuta mai più di tanto, ma non andando in giro in profumeria, l'ho trovata al supermercato, l'ho presa lì. Che poi mi sono dimenticata che ho ancora lo spumone dell'estetista cinica della Veralab, che non ho ancora finito e ce l'ho nascosto perché se lo beccano le gemelle me lo finiscono. Oggi ho beccato Stella che Stella si prepara per le video lezioni come se dovesse andare a scuola, si voleva mettere anche le scarpe. Infatti si è messa il pantalone, la maglia, si fa un'acconciatura diversa ogni mattina e l'ho trovata che si metteva la crema. Dico Stella, ma che ti stai mettendo? Mamma, la crema era sul viso. E dico, ma quale stai usando? E sta usando una crema del DM che è per il corpo. È una crema vegana, credo, vegetariana, insomma, non lo so, è bio, è tutto. Quindi dice, mamma, ma anche la faccia è corpo. Quando uno ti risponde così, che le vuoi dire? Allora, stiamo parlando di quest'olio struccante. Allora, io non strucco perché non mi sto truccando, chi esce, se non vado solo a lavorare. Questo è Viseocchi, sembra che ne abbia usata cioè che ne abbia usata poca, ma veramente ce ne vuole uno schizzo su un dischetto di cotone e poi vado sotto la doccia e massaggio e sciacquo. Me l'avevate detto nei commenti che era un ottimo prodotto e ero sempre un po' dubbiosa per il fatto sempre del fatto che non lo so perché il marchio Nivea mi è andata sempre un po' di traverso, perché diciamo che ho avuto il mio periodo bio, ma non ce la faccio. Non voglio neanche vedere che cosa c'è dentro, anche perché è scritto è scritto in assicurese. Avete presente quelle cose delle assicurazioni, dei contratti, quelle scritte piccole, sono quelle che ti fregano. Quindi quando leggete qualcosa, che vi propongono qualcosa, leggete tutto. Infatti qui il primo ingrediente è paraffina liquida. Vabbè, per fortuna che risciacqua. Poi, una scoperta. Ne avevo provato, questo è nuovo, infatti ne avevo provati altri di questa marca, della Garnier. Ma questo è valido veramente perché l'Elvive non mi funziona più. Si vede che o la cute si è abituata, non lo so, è l'antiforfora alla menta della Fructis. Allora, libera dalla forfora, agenti purificanti, piroctoneolamine e menta senza siliconi. Io ho preso quello per capelli grassi, ma l'ho letto adesso, capelli grassi. Io non ho il capello grasso, però. Elimina la forfora visibile più anticomparsa ed è vero, rinfresca la cute. È verissimo, io ho notato la differenza già dal primo lavaggio. Certo, continuo ad avere la dermatite e se ne vengono via delle ciocche di capelli che non avete idea, perché purtroppo è un argomento che ci accomuna in molti, quindi ne parlo anche se non è una cosa molto piacevole. Le scagliette si attaccano al capello, quando io vado a pettinarlo o a grattarmi una crosticina viene via una ciocca di capelli, quindi io qui dietro speriamo che passi in fretta. Poi questa combo è favolosa per i capelli delle mie figlie. Allora, latte di cocco, ne avevamo provato un altro. Stavolta ho preso latte di cocco con 90% di ingredienti naturali, zero coloranti, zero paraffina, la bottiglia BPA e lo shampoo è già buonissimo di suo. Un'amica mi ha consigliato: no, devi prendere assolutamente anche il balsamo. Rigenera i capelli rianeggiati con l'olio di argan, li fa liscissimi. Loro già li hanno lisci di per sé. Ormai la messa in piega se la fanno da sole, quindi io non posso, cioè ci provo, ogni tanto le aiuto, ma Stella poi soprattutto è appassionatissima di appunto, l'avrete capito, di pettinature e acconciature varie, e quindi le sta piacendo. Ora, se mi vedesse la farmacista dove io compro le creme dell'Alirac, starebbe impallidendo.
Ma devo dire che questa crema della Venus, che credo costi 5 euro, sì, Lifting Venus Entità Viso e Collo, ho detto alle bambine che era un medicinale perché sennò me lo facevano fuori. Ma mi sta piacendo veramente tanto, mi dà soddisfazione e devo dire che mi aiuta anche con il fatto che con la mascherina io in questa zona sto avendo qualche problemino di secchezza e nonostante sia una crema lifting antietà, non nutriente, non niente. Quando però sto proprio male, 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 metto l'aloe, quella pura della Zaccari. Ce l'ho di là, ecco, dovevo metterlo tra i prodotti preferiti. Però la mia farmacista sarà comunque contenta perché questo è l'unico prodotto che, allora, per me lo costo perché l'ho pagato 10 euro, c'era un'offerta. Sicuramente ve ne ho parlato in qualche altro video perché mi è piaciuto, mi piace talmente tanto per le poche volte che mi trucco che comunque l'ho voluto mettere nei preferiti anche se mi sto truccando più no che sì. Ed è il mascara 3D della Bionic. Questo, se non mi sbaglio, è uscito l'anno scorso. Soltanto che all'epoca era terminato quasi subito. Questo è lo scovolino e non è uno scovolino, per fortuna, non è di quelli in silicone, perché io quelli in silicone non li reggo. E apre le ciglia a ventaglio, che è una meraviglia. E magicamente non mi insozzo dappertutto. Se non faccio la riga di eyeliner o di matita. Quindi, meglio di questo non si può. Detto questo, non ho altro da dichiarare. Fatemi vedere se nella mia scatola magica. No, no. Non ho neanche tanto i prodotti finiti. Ma 12 minuti. Mamma mia, logorroica che sono. Quindi io vi saluto, fatemi sapere che cosa ne pensate, se volete iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete like se vi è piaciuto il video, bla 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 bla. Tanto non so quanti iscritti, mi sa che sto mese ho perso una cosa, avevo 14 iscritti. Devo dire che la verità, non sono più quella di una volta, voglio dire. Delle volte sono antipatica anche a me, quindi capisco chi smette di seguirmi. No, scherzo, comunque grazie perché sotto all'ultimo video mi avete scritto che faccio compagnia e che vi mancano anche le live. Solo che per fare una live dovrei avere almeno un'ora di tempo e non è che io non ce l'abbia. E che loro finiscono la didattica ieri sera, ha finito all'una meno 20. Quindi poi cucina, falle mangiare, falle riposare un attimo, così giocano un pochino, poi dopo i compiti. L'altra sera abbiamo finito alle 7 e un quarto, alle 7 e un quarto devo fare cena prima possibile, perché sennò come facciamo? Sennò la mattina non si svegliano proprio. Vabbè. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.